Buongiorno a tutti quanti. Oggi con grande, grande, enorme soddisfazione vi posso presentare il nuovo set del gruppo Passione Rasatura in collaborazione con Westman, venduto solo tramite il sito Epoca Barberia di Salvatore Castaldo. Logicamente vi lascerò il link sotto il video se volete darci un'occhiatella. Abbiamo voluto fare un qualcosa di unico, che secondo me non è mai stato fatto sicuramente in Europa. Quindi una profumazione unica, molto esplosiva e anche un bel po' persistente, molto duratura. Allora, la profumazione, anche se c'è un po' di raffreddore, ma si sente, per me si sente una bomba atomica. Allora, le note principali, okay, che sentite appena annusate il sapone. E è stato fatto il set completo perché l'after è d'obbligo, perché va a potenziare la profumazione, ma soprattutto va a dargli tutta quell'evoluzione che io ho voluto dare alla profumazione. Non volevo una profumazione, tra virgolette, sì buona, però tra virgolette quasi mononota, cioè si sentono quelle due o tre componenti finite. Io ho voluto una profumazione che nelle ore successive avesse un'evoluzione continua, quindi apre veramente come se entrassimo in un giardino, però tipo, come si può dire, è come se fossimo davanti quasi alla chiesa gotica, ok? È vero, si sentono queste parti florali, ma è un floreale diverso dal solito, non è sempre derivato da rose, da fiori femminili, ok? A parte il mughetto che addolcisce un po', però i due fiori principali sono la viola e il geranio, quindi delle profumazioni qua, un floreale quasi aggressivo, ok, se vogliamo. Poi ci sono delle note come il lici, la fresia, l'incenso che va a dare corpo a questa parte floreale. Dopodiché, quando passa nella prima parte di profumazione, questa esplosione veramente importante, si va a depositare su una parte legnosa, ok? Quindi va il legno di guaiaco, si sente il patchouli, si sente l'ambraca rotonda, rende la profumazione bella maschile, il muschio, c'è un ritorno con l'ylang ylang floreale e c'è lo storace, ok? Quindi questa parte quasi balsamica, fumosa, insieme col legno di guaiaco, che rende la profumazione, secondo me, incredibile. Dalle note olfattive, soprattutto nel fondo, sembrerebbe una profumazione prettamente invernale, invece vi assicuro che è una profumazione quasi fresca, primaverile. Ecco, non sul primo dirlo, non magari con 40 gradi alle 12 di pomeriggio, però secondo me anche in estate, la sera, questa profumazione è qualcosa di fantastico. Ringrazio tanto Salvatore Castaldo che si è preso la briga di prendere tutti questi set tramite il sito, Tiago per il grande lavoro che abbiamo fatto in questi mesi e anche l'avvocato Antonio Fraticelli che mi ha dato una bella idea per il packaging e anche per il nome Renaissance, ok? In francese, Rinascimento in italiano, in inglese lasciamo perdere. Bene ragazzi, allora R41 armato di Gillette Nugget, come pennello sfoderiamo il bombolone della Botti Tri-Band, Manciuria Tri-Band. Visto che ho provato l'NC, il Captain, adesso proviamo il Tri-Band e anche il Silver. Vado a mettere un po' di acqua nel sapone, farò il prelievo direttamente nella ciotola del sapone. Ci mettiamo un po' di pre-barbino Barber Mind, che adoro. Vi ricordo, per chi non l'avesse ancora fatto, datemi il vostro sostegno iscrivendovi al canale, controllate se siete iscritti, se non lo siete iscrivetevi, attivate la campanellina così quando pubblico un video lo vedete subito. E poi nella descrizione del video ci sono vari modi in cui potete darmi una mano, ma c'è scritto tutto. Quindi in quel caso la fate voi. Se vi fa piacere i contenuti che porto e se vi fa piacere dare una mano a crescere anche il canale. Adesso vorrei prendere un paio di bei microfoni anche quando faccio
qualche intervista, come avete visto, purtroppo con l'audio è uscito come è uscito. E poi c'è una sorpresona perché in giugno mi farò fare la barba da un maestro della rasatura tradizionale, quindi magari avere un bel microfono che mi dà una mano, mi fa sentire anche bene. Però voglio prendere qualcosa di buono, veramente fatto bene. Un po' alla volta, un po' alla volta si cresce, grazie anche al vostro aiuto si cresce. E ora intanto vediamo se basta. E ora, ho già fatto un video su questo pennello. Allora, per me è una mezza via tra l'NC e il Captain, ok? Quindi a mio gusto il Captain è il top, perché ha un bel massaggio, ma resta comunque di qualità e morbido. L'NC non mi ha fatto impazzire, veramente, anche perché dovrebbe avere punti in gel, quindi veramente troppo troppo floppy per me. Non floppy, troppo morbido, perché ha una bella densità, però a me piace sentire il massaggio in viso. Questo potrebbe essere, è una giusta mezza via. Ragazzi, vedete questo quadretto qua? Quello lì è un segno enorme dell'amicizia che si è creata dentro il gruppo di persone molto diverse l'una dall'altra, ok? Persone anche che nel tempo indietro ho avuto anche addirittura dei diverbi, dei problemi, delle discussioni, ma che nel tempo abbiamo appianato. È nato del rispetto, poi ci sono amici di più vecchia data, amici più recenti, però tutte persone veramente incredibili che hanno deciso di lavorare dietro le quinte per esaudire un mio desiderio, che era quello di avere un pennello fatto da Voith & Co. Italiano che annoda i ciuffi a mano, selezionatissimi, e fa delle vere opere d'arte. Quindi si sono messi insieme, mi hanno fatto un pensiero veramente fantastico e quindi hanno pagato la commissione di uno di questi pennelli che adesso mi sto facendo fare dal produttore. Quindi appena arriverà ci uscirà un gran video. E allora, questo pennello qua della Botti, grazie, grazie ragazzi, grazie a tutti per il gesto, perché al di là del valore dell'oggetto, ma un gesto così inaspettato, ma che mi ha ripagato veramente di tanti anni di sacrifici e mi fa vedere che il gruppo e le persone che ho vicino sono veramente persone, amici e non solo numeri. Questo non ne avevo già dubbi prima, ma questo mi ha fatto veramente capire tanto, e quindi grazie mille ragazzi. Ciuffo mi piace anche questo, preferisco il Captain, ma anche questo è un gran bel ciuffo. Allora, durante il montaggio ragazzi, la parte floreale, non immaginatevi però, almeno per quanto mi riguarda, anche se piace anche a mia moglie, ma un floreale prettamente femminile, è un floreale molto, dicendolo con una frase moderna, è un floreale da un lato sì elegante, nel senso che se uno ti sente in giro ti dice mamma mia che buono, dall'altro è anche un po' ignorante, cioè bello bello spesso, bello importante. E
poi c'è quella parte incensata. Che nell'apertura si sente molto. Ragazzi, qua mi sono punito, ma vengo da una rasatura. Di 2 giorni fa con un multilama, non sembrava durante la rasatura, ma dopo ho avuto un dolore prurito per 2 giorni. L'ho fatto un po' per scherzo nel gruppo, visto che mi avevano fatto sto regalo. Ho voluto fare un po' lo scemotto, ma possiamo dire che l'ho pagata cara. Quindi non giudichiamo il risultato, ma perché comunque Westman è una garanzia, come sapone, come protezione, come scorrevolezza, come tutto è una garanzia assoluta. Io vi parlo della profumazione, dopo se conoscete il marchio non avete dubbi sulla qualità, se non lo conoscete provatela. Se non vi ispira questa profumazione ne provate un'altra e dopo provate questo, perché sulla carta è una cosa, ma bisogna provarlo, sto set qua. Mamma mia, se doveste sentire quello che sento io. È una profumazione assolutamente fuori da ogni schema. Per chi è appassionato di profumi di nicchia ci va a nozze, perché qua senti particolarità, senti una grande evoluzione. Comunque sta lametta qua c'ha da avere qualcosa che non va, mi sa che ho messo una lametta mezza fallata, al di là del risultato e del multilama, sento proprio che gratta un po', vabbè ormai lo finisco la rasatura. Mi sa che ho beccato, perché può capitare, una lametta. Fatalità, non è la prova del set del gruppo. Fallata, anche perché sento che da una parte all'altra rade in modo diverso. Sì. No, c'è la lametta che non funziona bene. Vabbè, non importa. Tanto quello che dovevo dire l'ho detto. Parlare delle qualità di Westman sono quasi parole scontate, nel senso che per me è in assoluto il miglior tallovato in Europa, e per me batte anche quasi tutti gli americani che si trovano attualmente in Italia. Questo è quello che penso io. Andiamo a spararci l'aftershave. Peccato che mi sono un po' giocato la rasatura con la lametta. Infatti ho sentito subito che c'era qualcosa che non andava, ma ormai l'ho messa su. Ecco, già l'after si sente la parte floreale, però si sente anche di più il lici. Il mughetto che va a stemperare questo incenso viola e geranio. Mamma mia, mamma mia, mamma mia ragazzi, che capolavoro. E dopo un quarto d'ora, 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora che ce l'avete su, che comincia a uscire il guaiaco, il patchouli, l'ambra, il muschio, i langhi langhi che gli ridà quasi quella freschezza, lo storace, quindi una profondità balsamica, qualcosa di, ragazzi, micidiale. Il post rasatura è roba da record. Un prodotto
Fantastico, è una potenza della profumazione che secondo me è tra i più potenti che ho come profumazioni in assoluto, tra i più potenti. E anche come persistenza io vi garantisco, ma proprio garantito 4-5 ore ve ne garantisco il 100%. Dopo magari ci sono pelli che li durano un po' di più, dopo si sente un po', c'è chi magari lo sento un po' più leggerino, dipende anche dalla pelle, ragazzi, perché dipende molto dalla pelle. Però io vi dico che 4 ore, 5 io ve le garantisco come persistenza. E dopo questo floreale va a posarsi su note, si sente sempre la parte floreale, ma con delle note più verso, tra virgolette, il maschile, no? Quindi queste note, perché i fiori non è che un maschio non li possa portare. Quindi è una profumazione che sicuramente può piacere anche alle vostre donne, ma nello stesso tempo che c'ha un carattere maschile, ok? Tanta tanta roba per me. Bene, ragazzi, io ve l'ho presentato, sono felicissimo del risultato, ok? Un risultato ben oltre le aspettative, perché in Europa, in Italia, portare un prodotto così a questo livello qua, secondo me, è veramente quasi impossibile. Quindi Tiago ha fatto un lavoro spettacolare, micidiale, spettacolare. Dispiace che ci ho beccato una lametta che non radeva bene, proprio lametta fallata, può capitare, però protezione post rasatura, irritazioni zero, purtroppo ha saltellato un po' la lama e qualche micro red point me lo sono fatto, però può capitare. Pennello della Botti, gran bel pennello, mi piace questo tri-band. A gusto mio preferisco il Captain, ok? L'NC è quello che mi ha entusiasmato di meno, troppo troppo morbido. Questo è il Captain, proprio quello che mi è piaciuto di più. La mezza via, volendo, è questo. Quindi se uno vuole un Manciuria, vuole comunque un certo sostegno, morbidezza, ma non troppo, questo secondo me è la giusta mezza via. Veramente, veramente un bel ciuffo. Ecco. Ragazzi, qualità Westman, non ne parliamo. Mi sono. Qualità Westman, non ne parliamo, è un burro. E con questo mi sciacquo le mani. Non va neanche via dalle mani, ragazzi, il sapone. Bene, con questo io vi saluto. Ci vediamo al prossimo video. Provate questo set, non perché l'ho fatto io, non perché per passione della rasatura, ma perché è una bomba stratosferica. Proverete qualcosa di unico che si avvicina molto alla profumeria artistica. Questo, secondo me, anche se l'ho fatto io insieme con Tiago, ma secondo me questo è quello che più ci si può avvicinare a una profumeria artistica in Europa. Quindi provate, se siete appassionati di profumazioni particolari, uniche, che hanno una grande evoluzione, provare un set con queste caratteristiche, vi assicuro che è quasi impossibile. Ringrazio ancora i ragazzi per questo dono enorme, questo regalo fantastico, anche il modo in cui l'hanno fatto, il tempo che ci hanno perso dietro, un gesto che non dimenticherò veramente mai. Grazie ragazzi, grazie a tutti del vostro sostegno, del vostro aiuto, anche nei periodi un po' difficili con il lavoro che ho avuto, tutto, siete sempre stati qua vicino a me, anche nei momenti magari dove sono state un po' di, mi si può dire, di problemi magari anche con altri, via dicendo, le persone vere le ho sempre avuto al mio fianco e mi hanno sempre sostenuto. Quindi grazie, grazie, grazie. E grazie a tutti anche a coloro che magari non lo sapevano di sto regalo e magari mi avrebbero comunque dato una mano. Ma se vi fa piacere, c'è sempre un modo per darmi una mano nella descrizione del video. Ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Renaissance! Uno spettacolo, ragazzi!